L'amor mi mosse che mi fa parlare. Appartengono a Beatrice queste parole proprio all'inizio del viaggio di Dante. Siamo appena nel secondo canto dell'Inferno, quando il sommo poeta fa pronunciare alla gentilissima un'autentica dichiarazione d'amore. In realtà, in questo modo Dante, fin da subito, mette al centro del suo poema la figura femminile, che è motore di tutto il viaggio. Basti pensare che alla sua salvezza concorrono ben tre donne, la Vergine Maria, che interpella Santa Lucia, che subito attiva Beatrice. E quando Dante scopre che Beatrice si è mossa per lui, si risolleva, lui che si è smarrito nella selva oscura del peccato, e al seguito di Virgilio intraprende così il viaggio nell'oltretomba. Insomma, sono le donne nella commedia a muoversi per la salvezza dell'uomo. Ma il sommo poeta ha parole straordinarie anche per le donne infelicemente innamorate e per le vite spente dalla violenza degli uomini. Pensiamo a Francesca da Rimini, a Pia de Tolomei, a Piccarda Donati. Oggi protagonista della Lectio Brevis, donna Mapparve, vestita di color di fiamma viva, del professor Michele Ceron, sarà Beatrice. Il professore ha insegnato italiano e latino al Liceo Masotto, a lungo, per parecchi anni, ed ora è dirigente dell'Ita Trentin di Lonigo, ma non ha resistito al richiamo di Dante e pertanto oggi ritorna a fare lezione in una giornata eccezionale. Prima di cedergli la parola, vi ricordo che potete inviare durante la trasmissione le vostre domande al numero che vedrete scorrere in sovraimpressione. Mentre ai docenti collegati, ricordo che possono utilizzare il QR code per l'attestazione di aggiornamento. A tutti i ragazzi che stanno seguendo, gli studenti, e ricordo che possono non prendere appunti perché la trasmissione resterà poi postata su YouTube. Buon ascolto e buona visione a tutti. Sì, buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro che vede protagonista questa sera Dante. Ringrazio la professoressa Andriolo per la presentazione e l'Istituto Masotto per avermi accolto ancora nelle sue mura. E per me, come ha detto la professoressa, è un ritorno e quindi è come tornare a casa. E sarò un po' emozionato all'inizio perché, appunto, come tutti i ritorni, comporta anche questo una certa dose di emozione. Allora, in questa serata io cercherò di dire, secondo il mio parere, come mai l'opera di Dante è ancora attuale dopo 700 anni dalla morte del poeta. Oggi ricorre, come sapete, il Dante Dì, l'anniversario di un anno in cui c'è l'anniversario di 700 anni dalla morte appunto di Dante. La storia di quest'opera, la storia della fortuna di quest'opera, come gli esperti chiamano il successo di un'opera letteraria, appunto, non è sempre stata del tutto lineare. Infatti, se Dante è stato osannato ai suoi tempi, era ricercato dai potenti dell'epoca, soprattutto nell'Italia settentrionale, ma anche il popolo lo amava e leggeva le sue opere, o faceva leggere le sue opere, fin anche dentro le bettole delle varie città. Petrarca, per esempio, che era, come sapete, un poeta della generazione successiva a Dante, già aveva delle critiche da sollevare nei confronti del suo predecessore. In una lettera che scrive a Boccaccio, che gli domanda conto del perché, insomma, Petrarca non amasse così tanto il poeta come l'amava lui, Petrarca dice: beh, Dante secondo me è troppo realista, si fissa troppo sulla realtà delle cose e inoltre usa troppe parole, dà cittadinanza a parole che nella poesia non possono avere cittadinanza. Infatti Dante usava parole anche del lessico scurrile e tutti sappiamo che Dante è uno sperimentatore, uno a cui piace molto utilizzare le parole. Tanto è vero che nella commedia, pensate, le parole che Dante usa sono più di 12.000, quasi 13.000, 12.800 per 14.000 versi. Quindi abbiamo quasi una parola per
Perverso, una parola perverso. Questo plurilinguismo dantesco che molto piace alla sensibilità contemporanea non era molto gradito, per esempio, durante il Rinascimento. Solo nell'Ottocento Dante ha cominciato ad avere una fortuna, ha cominciato a essere riletto, soprattutto in ambito accademico, e poi nel secolo scorso i critici l'hanno rivalutato in vario modo fino ad arrivare agli studi contemporanei. Cos'è che ci dice allora Dante che a noi può servire, che a noi può toccare un po' le corde del cuore? Allora, innanzitutto Dante scuote l'uomo, lo scuote e lo richiama a una responsabilità, e innanzitutto di uomo che ha una responsabilità nei confronti dell'umanità, ma nei confronti dell'ambiente in cui si trova ad operare. E soprattutto nei confronti della civis, della polis dove lui, della civitas, della polis dove lui opera, perché l'uomo si trova a vivere una comunità a cui deve dare, secondo le proprie possibilità, il proprio contributo. E Dante ha testimoniato questo attraverso una vita spesa per un ideale politico. Come sappiamo, lui è stato esiliato per le sue idee. È stato esiliato anche per la pericolosità che lui rivestiva nella sua città, perché lui era un grandissimo oratore e aveva fama di portare dalla sua parte il popolo con la sua retorica e soprattutto con i suoi argomenti. Ma Dante ci testimonia e testimonia all'uomo di oggi l'importanza della dedizione al lavoro, dello studio, della cultura e della necessità di farsi guidare dalla passione. È vero che ambienta la sua opera, lo vedremo, in un mondo che non è il nostro mondo, è il mondo dell'aldilà, no? L'inferno, il purgatorio, il paradiso, però il viaggio lo compie da vivo. E questo è interessante, molte volte lui lo fa notare ai suoi interlocutori che, sorpresi, soprattutto in inferno, si trovano davanti un vivo. E soprattutto lui incontra dei personaggi nell'inferno, ma anche nel purgatorio e perfino nel paradiso, che pur essendo anime, sono molto concreti. Hanno una storia concreta da raccontare e questa storia concreta ricalca in qualche maniera e richiama la storia di ciascuno di noi o parte della storia di ciascuno di noi. Per questo che ognuno di noi può trovarsi, vedersi in qualche maniera nella vita e nel cammino di Dante. Dante quindi ci dice che ogni uomo ha un senso, questo senso deve essere ricercato nell'inferno, nel purgatorio, nel paradiso che sono dentro di noi. Quindi questo viaggio, come vedremo, è un viaggio nell'interiorità di ogni uomo. Ho scelto come titolo di questa chiacchierata un verso tratto dal 30° canto, chiedo alla regia di mandare in onda la presentazione, del Purgatorio. È il canto, se lo conoscete, dell'incontro tra Beatrice e Dante. Incontro che è stato tanto vagheggiato dal poeta lungo tutto il cammino. Tutta la strada percorsa da Dante è fin qui, fino alla fine del Purgatorio, siamo al terz'ultimo canto del Purgatorio, nel Giardino dell'Eden. Tutta la strada percorsa fin qui è stata una strada all'insegna e con il pensiero rivolto a Beatrice. Beatrice appare a Dante. Appare a Dante alla fine di questo percorso sopra un carro trainato da un grifone, che è un animale mitologico, metà leone e metà aquila, che simboleggia l'unione degli opposti, simboleggia la natura di Cristo, no? Spirituale, divina e umana. E appare all'interno, sopra un carro, dicevo, che rappresenta la Chiesa, in una processione che sarebbe interessante analizzare, ma di cui purtroppo non abbiamo tempo di farlo in questa sede. Cos'è che facciamo in questa sede? Leggiamo i versi con cui Dante presenta Beatrice. Sovra candido vel cinta d'oliva, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. È interessante notare come Dante concentri la sua attenzione sul vestito di Beatrice, perché questi colori, colori della veste appunto della donna, sono molto importanti. Notiamo adesso, e poi ci torneremo, che i colori sono il bianco del velo, il rosso del vestito e un mantello verde.
Dobbiamo cercare ovviamente una spiegazione simbolica a questi colori. Questa spiegazione, come vedremo più tardi, sarà molto importante per definire un po' il senso della commedia. Dicevo del viaggio di Dante, è un viaggio che tocca i tre regni, qui ne vedete rappresentati due, ed è un viaggio molto lungo dal punto di vista spaziale, perché se pensate che Dante è partito dalla selva che si trova in basso, vicino a Gerusalemme, questa selva, la selva oscura, famosa selva oscura, contiene al suo interno la porta dell'inferno, poi Dante scende l'imbuto infernale, l'abisso infernale, fino ad arrivare al centro della terra dove si trova Lucifero, lì con un cambio di direzione attraverso la natural burella, cioè questo pertugio che porta alla spiaggia del purgatorio, esce finalmente dall'altra parte della terra sulla spiaggia del purgatorio, poi sale il purgatorio, il monte del purgatorio, fino ad arrivare al paradiso terrestre, dove siamo qui nel canto trentesimo e dove lui trova Beatrice. Questo viaggio molto lungo, perché noi conosciamo la distanza che separa un emisfero dall'altro, e poi se pensate che la montagna del purgatorio contiene tutta la terra che è stata espulsa dall'inferno quando Lucifero è sceso sulla terra, è avvenuta, pensate, appena 5 giorni. Da qui capite il senso simbolico del viaggio. Dante non era uno sprovveduto, sapeva benissimo quando ci si mette a passare da una parte all'altra della superficie terrestre. Immaginatevi tutto questo viaggio. Lui è partito alla mattina del Venerdì Santo del 1300, dopo essersi perso nella selva la notte del giovedì. Tra parentesi, notate la simbologia della la corrispondenza tra l'agonia di Cristo nel Getsemani e la perdita di Dante nella selva. E poi il giorno di Pasqua, la mattina di Pasqua, esce nella spiaggia del Purgatorio, sale la montagna fino al mercoledì dopo Pasqua. Quindi 5 giorni di cammino, molto lungo, 5 giorni di cammino che lui ha fatto pensando sempre a Beatrice. Beatrice è sempre stata nei pensieri di Dante fin dal canto secondo dell'Inferno, quando Virgilio, dopo essere apparso a Dante, deve fugare i dubbi che Dante ha, perché la sua anima è da viltà, è offesa, dice Virgilio. Cioè Dante è un vile, secondo Virgilio, perché non accetta la sua missione. La sua missione, che è quella di intraprendere questo viaggio, che è un viaggio, una testimonianza per tutti noi. Nel canto secondo, dicevo, per convincere Dante a intraprendere questo viaggio, gli dice che non è lui che vuole che Dante vada, ma è una donna, è Beatrice, che gli è apparsa mentre lui se ne stava tranquillo nel suo limbo e l'ha stimolato a cercare Dante nella piaggia deserta. Questi sono i versi che appunto raccontano di questo incontro tra Virgilio e Beatrice. Dice Virgilio: «Io ero tra color che sono sospesi, e donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandar io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana, con angelica voce, in sua favella». La donna che Virgilio incontra è una donna beata e bella, cioè felice e bella. Felicità e bellezza vanno di pari passo in Dante come in tutto il mondo antico. È felice chi è bello, non solo ovviamente bello esteriormente, ma bello interiormente, è una bellezza interiore questa. E questa bellezza interiore che porta alla beatitudine, cioè la felicità, fa parlare bene. Infatti Beatrice, come vedete, dei versi usa delle parole soavi, cioè dolci e piane, senza arzigogoli, senza parole difficili, senza arguzie. E in sua favella, dice Virgilio, cioè è una nota interessante questa, perché Beatrice parla il fiorentino. Dante, senza ancora sapere chi è questa donna, ha intuito chi è lei, chi si è mossa per salvarlo, lui che era perduto nella selva. E qui iniziano le parole di Beatrice. Cos'è che dice Beatrice a Virgilio in fiorentino? Beh, gli dice: «Ho un amico che si è perso nella selva, anzi adesso si trova in una piaggia deserta, è un deserto, e ho paura che lui si stia perdendo, ho paura che ormai
non ci sia più possibilità di salvarlo e che io mi sia tardi levata, dice Beatrice. Allora Virgilio, ascoltami, vai, cerca di fare tutto quello che è in tuo potere, usa, dice Beatrice, la parola ornata, quella che tu sai usare per camparlo, per scamparlo da questa selva, per salvarlo. Alla fine di tutto lei si presenta, alla fine di questo discorso lei si presenta e dice a Virgilio: io sono Beatrice che ti faccio andare, vegno del loco ove tornare disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Questa è una terzina molto importante perché contiene delle parole chiave che velocemente io vorrei adesso analizzare con voi, perché queste parole chiave ci spiegano un po' qual è il senso della commedia, ci aiutano un attimo a cominciare a capirlo. Intanto vedete i verbi: andare, tornare, mosse e parlare. I primi tre, andare, tornare e mosse, sono, e vegno, anche c'è anche vegno, sono verbi di movimento. C'è un andare e un tornare, una direzione e una direzione opposta. C'è un parlare anche. Il movimento porta alla fine a un discorso, a delle parole. E questo movimento, il soggetto di questo movimento è Beatrice. Beatrice si muove, ma Beatrice fa anche andare. Chi è che fa andare Beatrice? Beh, è amore che muove Beatrice. È amore che la muove e la fa parlare. Un'altra parola importante di questa terzina è il desiderio, il desiderio che è al centro appunto del movimento. Il movimento avviene perché c'è un desiderio, c'è un vuoto da colmare, si desidera colmare questo vuoto. E anche Beatrice, che come sapete è una beata, è una santa, e quindi dovrebbe essere arrivata alla beatitudine e alla pace dei sensi, diremmo, ancora lei ha desideri. E ha questo desiderio di salvare Dante, ha questo desiderio di tornare al loco dove, da cui viene. Ecco, la commedia è centrata su questi verbi: il movimento, la parola, l'amore, il desiderio. C'è un'altra parola qui importante ed è il nome di Beatrice. Questa è la prima volta che il nome di Beatrice appare, siamo nel canto secondo dell'Inferno, nella commedia. Nell'Inferno la troveremo altre tre volte, poi 8 volte nel Purgatorio e nel Paradiso molte altre volte, fino ad arrivare a un numero di 64 occorrenze del nome Beatrice nella commedia. Ovviamente Dante sa di chi stiamo parlando, perché è la donna della sua vita. Non è la prima volta che lui parla di Beatrice, ma lui, sapete, ha dedicato un'opera intera a Beatrice, un'opera giovanile, che è La Vita Nuova. Nella Vita Nuova, che è stata scritta tra il 1292 e il 1295, Dante parla di questa ragazza, prima una bambina, poi una ragazza, di cui lui si è innamorato. Parla poi della morte di questa ragazza e poi del desiderio appunto di lodarla in altri modi. Leggiamo a questo proposito proprio il testo della Vita Nuova. Sapete, la Vita Nuova è un prosimetro, quindi un insieme di prosa e di poesia, e queste righe, questo testo ci mostra appunto il momento in cui Dante incontra Beatrice. Erano due bambini, avevano entrambi 9 anni, e Dante scrive: quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi dalla fine del mio nono. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile ed onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima età le si convenia. Notate la sottolineatura del numero 9, che è un numero per Dante molto importante, perché è il 3 alla seconda. Sapete che il 3 è il numero della divinità, ma anche il numero, come vedremo poi, dell'universo, il numero del cosmo. Il 9, dicevo, ma anche l'importanza che Dante dà al vestito, no? La nota sul colore del vestito: il colore è sanguigno, cioè rosso, rosso sangue, ed è nobilissimo perché è il colore della regalità, sapete, il colore porpora della regalità. E poi è interessante il fatto anche che Dante sottolinei l'eleganza di questa ragazza,
che è vestita come si conviene a una bambina di 9 anni. 9 anni dopo, poi, Dante reincontra Beatrice. Leggiamo il testo della Vita Nuova, il capitolo 3. Poi che furono passati tanti dì, che appunto erano compiuti gli 9 anni appresso l'apparimento soprascritto di questa gentilissima, nell'ultimo di questi dì avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo. E passando per una via volse gli occhi verso quella parte, ov'io era molto pauroso, e per la sua ineffabile cortesia la mi salutò molto virtuosamente, tanto che me parve allora veder tutti gli termini della beatitudine. L'ora che il suo dolcissimo salutare mi giunse era fermamente nona di quello giorno. Ancora una volta il riferimento ai 9 anni successivi alla prima apparizione e alla nona ora del giorno, e ancora una volta la notazione del vestito. Questa volta il vestito è bianchissimo. È un vestito bianchissimo che con cui appunto Beatrice questa volta appare. Notate anche il verbo che Dante usa sia nella Commedia, sia nel capitolo 2, sia nel capitolo 3 della Vita Nuova, che è apparve. L'apparizione è sempre di una divinità, quindi qui Dante ci sta dicendo: attenzione, questa è una donna che io vi sto raccontando, ma è anche qualcosa di più che una donna. Infatti Dante, dopo questa apparizione, si rinchiude nella sua camera, non riesce più a sopportare di avere a che fare con la gente. Si rinchiude nella camera e si addormenta. Nel sogno che lui ha durante questo sonno, sogna una giovane di pauroso aspetto, dentro una nebula di fuoco, dice Dante, e questo giovane si presenta a Dante come amore e gli dice: guarda che io ti signoreggio, sono il tuo signore. Dante è impaurito, anche perché amore tiene nelle braccia una donna che par dormire, è una donna nuda e ha solo vestita di un velo trasparente color di fuoco. Questa donna, dice Dante, la riconobbi come la donna della salute. Ecco che, vedete, qui Dante gioca con le parole, ovviamente, no? Gioca con la parola salute e saluto. Beatrice, rispetto alla prima apparizione, in questa seconda invia un saluto a Dante. Questo saluto che appare in sé così innocente e tranquillo, una ragazza che saluta un ragazzo, in realtà sconvolge la vita di Dante. Dante dice: io ho visto i termini della beatitudine, cioè ho visto la felicità più alta quando lei mi ha salutato. Allora capite bene che Beatrice è una donna simbolica che però è al centro di tutta l'opera di Dante. Vale la pena un po' ragionare su questa ragazza, su questa donna. E molti si sono arrovellati, hanno pensato di dare una concretezza a questa donna, di dare a lei una figura che sia reale. Il primo è stato Boccaccio, che ha scritto un trattatello in laude di Dante. La prima opera scritta che racconta appunto di Dante. Boccaccio era un po' un fan di Dante rispetto a Petrarca, come abbiamo visto prima. E in questo trattatello Boccaccio, che poi questa soluzione è stata seguita dagli altri critici, ha identificato Beatrice con una certa Bice, figlia di Folco Portinari, che era un ricco banchiere fiorentino. Questa Beatrice, che è contemporanea, è nata nello stesso anno di Dante, è andata in sposa a un rampollo di una famiglia ricca della nuova borghesia fiorentina, Simone de Bardi, e poi è morta probabilmente di parto nel 1295. Quindi una storia come tante altre di una ragazza giovane morta prematuramente, come tante ragazze morivano all'epoca. Ovviamente però, come vi ho detto e come ribadirò spesso in questi minuti, Beatrice è molto altro. A noi piace pensare che lei sia veramente vissuta, che Dante si sia veramente innamorato di lei, ma questo non toglie nulla poi al significato che lei ha nella Commedia. Allora, proprio per capire la figura di Beatrice e come lei sia molto strettamente legata alla Commedia, dobbiamo capire cos'è la Commedia. Cos'è quest'opera? Beh, questa è un'opera che Dante dedica a Beatrice. Lo dice chiaramente, alla fine della Vita Nuova,
quando nell'ultimo capitolo scrive questo: apparve a me una mirabile visione, nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta, fino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei. E di venire a ciò io studio quanto posso, sì come la sai veracemente, sì che se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fu detto da alcuna, e poi piaccia a colui che è sire della cortesia, che la mia anima se ne possa agire a veder la gloria della sua donna, cioè di quella benedetta Beatrice, la quale gloriosamente mira nella faccia di colui qui est per omnia secula benedictus. Questa è la chiusa della vita nuova, in cui Dante dice: io non scrivo più adesso di lei, ma mi impegno a scrivere qualcosa che nessun altro uomo ha scritto per la sua donna e che di lei nessuno mai ha scritto. E questo, quest'opera che lui scriverà è proprio la commedia. Vedete qui ciò che appare spesso in Dante, che è la, una visione, una mirabile visione, cambia la vita. Cambia la vita e la cambia per sempre. Fino addirittura a pensare a un'opera così straordinaria in nome di Beatrice. Allora, la commedia, come sappiamo, la commedia è divina sicuramente, dice Dante, è un poema sacro che sia il cielo che l'uomo ha messo mano per scrivere. Ma lui non aveva pensato la commedia come divina. Sapete che l'aggettivo divina fu proprio da Boccaccio aggiunto a commedia, forse per difendere questo testo da accuse che già cominciavano a venire da varie parti, soprattutto dai teologi domenicani, di un'opera troppo mistica e forse anche ai limiti dell'eresia. E quest'opera in realtà Dante la chiama commedia, anzi lui gli dà un titolo in latino come era uso fare all'epoca, che è una frase intera. Lo fa nella lettera Can Grande della Scala, in cui Dante scrive molto su quest'opera e dice: io ho dato questo titolo alla mia opera, Incipit Commedia Dantis Alighieri, Florentini Nazione Non Moribus. Cioè inizia la commedia di Dante Alighieri, fiorentino di nascita ma non di costumi. Sapete tutta la diatriba tra Firenze e Dante che non ricordo qui. Poi dice Dante: io ho inserito questo mio testo nel genere della commedia, perché le commedie sono diverse dalle tragedie. Le tragedie partono di solito, dice Dante, da una situazione di pace, di tranquillità, e sono poi alla fine fetide et horribilis, dice, no, fetidus et horribilis, perché Dante faceva derivare, come è una etimologia che alcuni accettano, la tragedia da il canto dei capri, tragon o de canto dei capri. Quindi è puzzolente la tragedia, mentre la commedia, che è invece il canto dei contadini, parte da una situazione di crisi e poi arriva a una soluzione felice. E questo è appunto il viaggio che Dante fa, no? Dalla selva fino a Dio. Questo è il senso letterale un po' della commedia. Un viaggio che parte da una crisi e arriva a una felice soluzione. Però Dante ci dice, attenzione, sempre in questa lettera, attenzione perché la commedia ha più di un senso. Noi dobbiamo leggerla almeno con un senso sicuramente letterale, quello che ci dice, ma anche con il senso allegorico. Cioè un senso simbolico. Dobbiamo trovare cosa il testo ci dice e cosa nasconde. Quindi possiamo dire che la commedia è un viaggio della mente verso Dio, ma è un viaggio anche dell'uomo nella sua interiorità. Per realizzare quello che Dante conosceva bene, il motto classico su cui si fonda tutta la filosofia classica, che è quel conosci te stesso, che era impresso sull'architrave della porta del Tempio di Delfi. Quindi la commedia è un viaggio che riguarda ogni uomo, di qualunque estrazione sociale, di qualunque religione, di qualunque tempo, perché riguarda il viaggio che ogni uomo deve fare per conoscere se stesso. Per questo la commedia è un poema eterno, è un poema che dopo 700 anni ancora ci parla. Leggiamo a questo proposito proprio l'inizio, i primi versi
di questo poema, che sono versi celeberrimi che tutti conoscono. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Questi sono versi famosi, dicevo, che molti ricordano dagli propri studi, ma anche chi non ha studiato la Divina Commedia li conosce a memoria. Allora c'è la selva oscura, questa situazione di crisi di cui parlava Dante, no? Da cui bisogna uscire. Ma c'è anche un cammino, la vita per Dante è un cammino. Allora molti hanno pensato che nel mezzo del cammino significa, no, 35 anni, perché sapete, la Bibbia dice che l'età dell'uomo è di 70 anni, 80 per i più robusti. Aggiunge anche la Bibbia, ma quasi tutti sono fatica e sudore. E questo cammino, che sicuramente Dante intende, in mezzo del cammino a 35 anni, per cui si è fissato nel 1300, no? La data in cui è avvenuto il viaggio, dato che Dante è nato nel 1265. In realtà questo cammino, che è della nostra vita, è sì della vita dell'uomo, ma è della nostra vita, della vita mia, della tua vita, della vita di tutti noi. Quindi questo, dice Dante, è un episodio che può avvenire a tutti, quello di perdersi nella selva. È un episodio che è venuto a me, dice Dante, ma può venire anche a te che mi leggi. C'è una via dritta che ci è imposta, ma che costruiamo anche noi. È verace via, dirà poi Dante, cioè la via della verità. È la verità di quello che noi siamo. Di quello che noi proponiamo a noi stessi, ognuno di noi ha la sua verità. Dante dice: non abbandonare la via della tua verità, la verace via, la dritta via, perché sennò rischi di perderti in questa selva. Notate anche il verbo ritrovai, che è un verbo che indica la passività di Dante. Dante si è ritrovato, non sa come. Lui dice: ero pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Io non so ben ridir come io entrai in questa selva. Perché molte volte noi ci svegliamo dal nostro torpore, ci accorgiamo di essere quasi persi quando è troppo tardi, forse, no? Per rialzarci. Notate però anche il prefisso iterativo, quel ri davanti a trovai. Qui Dante ci sta dicendo: queste cose qua capitano, non capitano una sola volta, ma possono capitare più volte nella vita, più volte con magari diversa intensità, che noi ci perdiamo nella selva dei nostri problemi e delle nostre paure. Sì, perché questa selva contiene incubi, contiene paure, contiene pensieri e sollecitazioni che nascono dall'inconscio, che Dante immagina come tre bestie: la lonza, il leone, la lupa. Molti hanno visto in queste tre bestie il riassunto dei peccati, no? Della divisione dell'inferno, no? La lonza, che è il ghepardo, è l'incontinenza. Il leone è la forza, la lupa è l'astuzia. In realtà queste tre bestie non hanno nulla a che fare con i peccati, probabilmente. Sono i nostri limiti, sono le paure di cui tutti noi siamo purtroppo costretti a fare i conti, con cui siamo costretti a fare i conti. A queste tre bestie che impediscono l'andare, Dante aveva individuato una via d'uscita, era un colle su cui salire, alle spalle del quale brillava un sole che stava nascendo. Queste bestie impediscono la salita. Allora deve intervenire una forza soprannaturale, qualcosa di esterno a noi. Questa forza soprannaturale, per Dante, sono tre donne. È Maria, che si accorge della situazione di Dante. Dice Virgilio, Beatrice a Virgilio: donna è gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento. C'è una donna in cielo che è affranta, piange per l'impedimento in cui l'uomo si perde. Questa donna che sa frangere il duro giudicio del cielo, cioè l'avvocata degli uomini, chiama Lucia, interpella Lucia, che a sua volta chiama Beatrice, la donna gentilissima. Perché se Maria si accorge dei problemi che ogni uomo ha, c'è una donna per ogni uomo, c'è una donna speciale, e questa donna per Dante è Beatrice.
E Beatrice, come abbiamo visto, scende nel limbo, chiama Virgilio e il nostro poeta appare in questo deserto, invita Dante a lasciare i suoi dubbi e abbandonare questi incubi che gli impediscono l'andare. Qui abbiamo un grande insegnamento della commedia, che è quello che l'uomo non si salva da sé. L'uomo non esce da solo dai suoi problemi, ha bisogno di una guida. E la sfida è quella di accettare l'aiuto, accettare la guida. E la guida deve essere autorevole. È meglio se è un qualcuno di cui ci fidiamo e che magari noi apprezziamo. Per Dante, dicevo, Virgilio è un auctoritas. Lui, potremmo dire con termine moderno, è un ultras di Virgilio, è uno che ama il poeta latino. E Virgilio cosa dice a Dante? Gli fa cambiare prospettiva, gli dice: a te conviene altro viaggio, non fossilizzarti sulla via che hai trovato, tu devi fare un viaggio diverso, che è un viaggio che va dentro di te, un viaggio irto di problemi, irto di insidie, ma che ti porterà sicuramente alla salvezza. Fidati di me. E qual è questa salvezza? Beh, è l'acquisizione della consapevolezza di cosa sia la natura umana, ma di cosa sia io, di cosa veramente io valga e di qual è il mio destino. Allora, per capire questo, dobbiamo tornare al canto 30° del Purgatorio per renderci conto veramente di qual è l'essenza dell'uomo. Lo facciamo attraverso ancora l'analisi dei colori appunto, del manto di Beatrice, per dire che questi colori sono stati interpretati in vario modo dai critici. Dicevo che alcuni li hanno messi in riferimento hanno fatto riferimento alle virtù teologali: la fede, il bianco, la speranza, il verde, la carità, il rosso. Altri hanno visto i colori presenti nei poemi del Santo Graal, che sono colori simbolici per indicare la passione di Cristo. Il bianco, l'acqua che esce dal costato, il rosso, il sangue, il verde, la croce, l'albero della vita. Certamente tutta la simbologia di Beatrice è una simbologia cristica. Beatrice è qui la raffigurazione del Cristo. Lo vediamo dalla introduzione che Dante fa appunto nel canto dell'apparizione di Beatrice, in cui lui scrive: io vidi già nel cominciar del giorno la parte orientale tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno addorno e la faccia del sol nascere ombrata, sì che per temperanza di vapori l'occhio la sostenea lunga fiata. Dopo questa notazione in cui lui appunto parla dell'alba, appare appunto il carro con la processione. Quindi Beatrice arriva, appare all'alba e appare dietro il sole. Il sole, come sappiamo, è sempre immagine di Cristo e l'alba è immagine della risurrezione e della rinascita. Beatrice quindi si mostra come la potenza di Cristo e lei si riassume tutta la storia dell'uomo e l'avventura di Dante. I colori che lei indossa quindi richiamano tutto il viaggio che Dante sta facendo e che poi completerà nel paradiso. Potremmo dire che il verde richiama l'inferno. L'inferno non tanto nella sua accezione di prigione eterna, di luogo di pena, di luogo in cui sono condannati i peccatori, ma come luogo da oltrepassare per rinascere. È un po' quella terra di cui parla Gesù nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, dove dice: no, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, ma se invece muore, produce molto frutto. E questo allora che è l'inferno per Dante, il luogo da oltrepassare per rinascere a vita nuova, per morire e rinascere. Il bianco allora è il colore della rinascita e la rinascita avviene in purgatorio. È il colore dell'aria e dell'acqua che sono gli elementi purgatoriali. Il monte del purgatorio si innalza nel cielo fino all'estremità del cielo e è posto su un'isola in mezzo all'oceano. Nel purgatorio poi avvengono due liturgie battesimali. La prima, nel primo canto, in cui Virgilio officia un battesimo che lava la faccia di Dante dal sudiciume infernale, e un altro nel canto 31°, nel canto successivo a questo, in cui appunto Dante è immerso nei fiumi del paradiso terrestre per dimenticare i propri peccati e rinascere a vita nuova. E poi c'è il rosso. Il rosso è il colore del paradiso. Il paradiso che soprattutto è
non tanto nei cieli, nei sette cieli, poi nel cielo delle stelle fisse, nel primo mobile, ma nell'Empireo, che è l'ultimo cielo che abbraccia tutti gli altri cieli e l'ultimo in cui Dante arriverà ed è la sede di Dio. Dante dice che questo è un cielo di fuoco, Empireo, infatti ha questa etimologia, cielo pieno di fuoco. E il rosso, come dicevo, è il colore della regalità, dell'energia, ma anche il colore del sangue. È il colore quindi della caritas o dell'agape, se preferite, l'amore incondizionato degli antichi, che arriva fino all'effusione del sangue, no? Fino alla perdita della propria vita per l'altro. Anche qui dobbiamo citare il Vangelo di Giovanni al capitolo quindicesimo, quando Gesù dirà: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E questo è l'amore che Dante intende nell'Empireo e che rappresenta quel colore rosso. Ora che finalmente ha raggiunto la sua amata, Dante lo immaginiamo felice. In realtà no, non è felice. Lui dice: io ero affranto quando, ancora prima di vedere Beatrice, perché sentivo una forza nascosta, dice una occulta virtù che usciva da lei, e mi ha affranto per lo stupore, per cui io rimasi tremante alla vista di Beatrice. E quindi si gira verso Virgilio per chiedergli aiuto, per dirgli: guarda che sto tremando tutto, sto sentendo, dice, la forza dell'antico amore sorgermi dentro. Ma Virgilio non c'è più. Dante, che si era girato, dice: come un fantolin si gira verso la mamma, non trova più Virgilio. Virgilio lo ha lasciato solo senza salutarlo, e per lui questo è un trauma che lo fa piangere. Lui comincia a piangere, le sue gote diventano acre, dice: le mie guance diventarono acre e io cominciai a piangere. Allora Beatrice lo richiama, gli parla e gli dice queste parole: Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che piangerti convien per altra spada. Questi sono versi importanti perché è la prima volta che Beatrice parla nella commedia e la prima parola che pronuncia è il nome di Dante. Il nome di Dante qui è l'unica volta che appare in tutta l'opera dantesca. È la firma che Dante pone in questo canto alla sua commedia. Perché questo, guardate, è il momento in cui Dante ha finito il suo viaggio. È vero, manca il paradiso, però il paradiso non è più un cammino, è un lasciarsi trascinare dalla forza dell'amore, che qui Dante adesso deve abbracciare con tutto se stesso. Finora lui ha usato le sue gambe, è salito fino a qua, è sceso in inferno e poi è salito, ha superato vari scogli, sempre con il nome di Beatrice in testa, sempre con il suo pensiero. Ora qui Dante pone un sigillo che è il suo nome, e il nome, sapete, no, significa l'individuo, è il nome con cui ci chiamiamo. Molti si chiamano Dante, tanti hanno il nome che ha lui, però uno solo è il suo nome e una sola persona lo pronuncia come lo ha pronunciato Beatrice. Quindi questo è il nome che Dante ha, e Dante dirà dopo: scusatemi se io ho dovuto scrivere il mio nome. È vero che nelle opere letterarie non bisognerebbe scrivere il proprio nome per una sorta di umiltà, ma qui ho dovuto farlo perché quando ci vuole, ci vuole. E qui ci voleva, perché Dante è arrivato alla fine del proprio viaggio, dove appunto il processo di identificazione è ormai compiuto e lui ha un nome che è unico. Alla fine Dante continua a piangere, alla fine del discorso, e allora Beatrice gli dice: guardaci ben, che vuol dire guarda qui, guarda verso di me, no? Quel ci significa qui. Ben son Beatrice, come degnasti di accedere al monte? Non sapei tu che qui è l'uomo felice. Allora il nome di Dante è accostato al nome di Beatrice, l'uno all'inizio di un verso, l'altro alla fine di un altro verso. Sono i due opposti che chiudono il circuito. Ormai questo circuito energetico è chiuso e Dante è pronto per salire ai cieli. Perché tu stai piangendo? Non sai che qui l'uomo è felice? Allora, vedete qui Beatrice richiama Dante alla felicità. Dante ha paura di guardare verso Beatrice, ci tiene gli occhi bassi. Perché è vergognoso, dice Dante, ero vergognoso, non riuscivo a guardarla.
Dante qui ha paura di essere se stesso. Cos'è che gli manca? Cos'è che manca a Dante? Perché lui piange? Gli manca la confessione dei peccati. Lui ancora non ha detto ciò per cui lui è mancato e non lo dirà, sapete. Lui non riesce a dire quello che ha fatto di male. Lui continua a piangere. Allora è Beatrice che gli snocciola i peccati. Lo fa agli angeli che accompagnano questa processione. E Beatrice racconta agli angeli come Dante si sia perso, sia andato dietro ad altre donne, a donne che l'hanno traviato, avesse abbandonato il ricordo di lei. Alla domanda finale, se ciò fosse vero, Dante riesce solo a rispondere un sì flebile. E dopo questo sì flebile si lascia andare a un pianto dirotto. Questo pianto dirotto rompe l'ultimo scoglio e Dante finalmente riesce a darsi tutto a Beatrice, che lo prende per mano e lo accompagna verso l'ultima parte del viaggio, che è stata, se vi ricordate, la prima della sua gioventù, quando per la prima volta ha incontrato Beatrice vestita di rosso e lì la sua vita è per sempre cambiata. Allora, che nome dà Dante a questa forza che lo lega a Beatrice? Beh, è un nome semplice, è amore. La forza che lega Dante a Beatrice è amore. Questo concetto è centrale in tutta la commedia insieme al concetto di libertà. È il nome che Dante usa per indicare ciò che permette a una cosa di dipendere da un altro, di entrare in relazione con un'altra. L'uomo non può avere in sé l'essere assoluto, non può pretendere di farcela da solo, l'abbiamo già detto. Lo scopo della propria vita è costruire un'identità, qualcosa che renda unico, che renda unico l'uomo rispetto agli altri. E questo si fa in relazione con un altro, mettendosi da parte e facendo posto all'altro. E perché bisogna fare questo? Perché bisogna mettersi in relazione? Beh, Dante lo dice chiaramente, bisogna farlo per raggiungere la beatitudine, cioè la felicità. Se si vuole essere felici, bisogna entrare in relazione. Nella solita epistola a Can Grande, di cui ho già parlato, a un certo punto Dante parla dello scopo del paradiso e di tutta la commedia. Ammette che questo scopo può essere molteplice, in quanto sicuramente ce n'è uno immediato, dice Dante, e ci sono anche degli scopi che restano sullo sfondo. Dice però, per non essere troppo sottili, non entrare in eccessive sottigliezze, lo scopo di tutta l'opera è questo: removere viventes in hac vita destato miserie et perducere eos ad statum felicitatis, che se possiamo tradurre per chi non conosce il latino, anche se questo è un latino abbastanza semplice, tirar fuori coloro che vivono in questa vita nella loro tristezza e condurli a fare esperienza di felicità. Questo è lo scopo della commedia. Ma questo è lo scopo di tutta la letteratura, di tutta la poesia. Notate il termine con cui io ho tradotto tristezza, che è in Dante miseria. La miseria, sapete, è mancanza, è povertà. Infatti, Dante si ispira alla tradizione platonica, no? All'idea che Platone aveva di amore. Amore è figlio di poros e penia. Poros che è l'ingegno, l'espediente, la ricchezza intellettuale, e penia che è la miseria. L'unione di questi due opposti genera amore. Genera amore. E amore quindi è una tensione dell'anima, della mente, verso il riempimento di una miseria che noi abbiamo, di una povertà che noi possediamo. Per arrivare a questa felicità bisogna averne fatto esperienza, ma bisogna, per non cadere poi nei problemi che hanno analizzato i poeti dall'Ottocento e nel Novecento, bisogna, quando si fa esperienza di felicità, cercare di curare la cosa o la persona che si è trovato, che ci ha dato felicità. E in che maniera? Trovando in lei l'inesauribilità della persona, della cosa, la ricchezza che questa persona e la profondità che questa persona e che questa cosa ha. Perché noi possiamo conoscere in maniera inesauribile, in modi sempre diversi. Dipende da noi cambiare il punto di vista e trovarci e trovare sempre la novità, anche dove c'è la quotidianità. Amore quindi è una tensione,
conoscitiva è una tensione che si realizza nella relazione. È il cielo più alto, l'empireo è la zona di tutto il cosmo in cui questa relazione diventa, si sperimenta come tale, come pura relazione. Infatti gli spiriti sono connessi tra di loro in una comunicazione che non ha parole. E lo descriverà Dante alla fine del Paradiso, quando mostrerà che gli spiriti parlano con gli sguardi, parlano con i sorrisi, con gli ammiccamenti. Noi le sperimentiamo nei nostri rapporti d'amore, nei rapporti di amicizia, in cui riusciamo a capire al volo chi ci abbiamo davanti, riusciamo a anticipare i desideri, le speranze, i sogni. Condividiamo una relazione a volte per cui le parole sono uno in più. Questa è la condizione del paradiso, dominato e retto d'amore, in cui c'è una specie di infrastruttura in cui i dati passano attraverso un sistema, diremmo noi moderni, wireless, senza fili. E queste relazioni contagiano della loro forza chi le prova, creando una specie di ritorno di amore. È il concetto del bene diffusivo, del bonum diffusivum di sapore scolastico, no? Di San Tommaso. Allora, questa energia, questa forza che è amore e che muove l'universo, penetra tutto l'essere ed è presente in qualità e quantità diverse, dice Dante, in ogni ente. Lo troviamo scritto nei primi versi del Paradiso, in cui Dante dice: la gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Chiama gloria questa energia, questa forza, e Dio lo chiama colui che tutto muove, ma abbiamo visto che colui che tutto muove è amore, perché Dio e amore coincidono. Vedete anche qui il movimento, la luce, la gloria. E abbiamo detto che questo amore si collega molto strettamente con la libertà. Non dobbiamo pensare che amore sia una forza che ci trattiene, come pensava Francesca. Vi ricordate i famosi versi? Amor canulla amato, amar perdona, mi prese de costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona, e non l'abbandonarò per l'eternità. Quell'amore che è un amore però unidirezionale, lei ama Paolo, ma lo ama di un amore egoistico. Non è l'amore di Francesca, l'amore di Dante è un amore libero, è un amore che dà libertà. E la libertà, guardate, è una concetto che nella commedia è presente, soprattutto nel Purgatorio, che è il regno della libertà. Cominciare dall'inizio, quando Dante e Virgilio incontrano il custode del Purgatorio, che è Catone, che è un custode integerrimo, colui che deve far rispettare le leggi, tanto è vero che Catone dirà: «Son le leggi d'abisso così rotte, è cambiato in ciel nuovo consiglio che dannati venite le mie grotte». Ma cos'è capitato? Che legge è cambiata, le leggi d'abisso si sono rotte e Virgilio userà la password, la parola appunto di passaggio, che è libertà. Dirà: guarda, libertà va cercando costui che è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta, perché Catone, come sapete, si era suicidato per non cadere nelle mani del tiranno di Cesare. Questi versi sono importanti, ma centrali nella commedia sono i versi che parlano della libertà proprio letteralmente. Questi versi sono all'interno del canto sedicesimo del Purgatorio, i versi sono il 79 e 81, e Dante dirà in questi versi che l'uomo è creato a maggior forza e a miglior natura. E voi uomini liberi soggiacete, e quella cria la mente in voi che il ciel non ha in sua cura. Questi versi costituiscono il nucleo genetico della concezione antropologica di Dante. L'uomo è libero significa che può scegliere se accettare o meno di soggiacere a una forza superiore, di appartenere cioè a una natura migliore di quella in cui crede di essere costretto, che è la natura meccanicistica, la natura animale, quella degli istinti. Questa forza o natura superiore ci ha creati liberi, in grado di compiere scelte sulle quali nemmeno Dio ha potere. E queste scelte ci permettono di distinguerci dai bruti, di, come dirà Dante con un bel neologismo, trasumanar, cioè diventare più che umani.
La fine del viaggio, nell'ultimo canto del Paradiso, Dante dà una forma a questa energia, all'amore. E dice appunto che lui ha visto questa forma. Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore, in un volume ciò che l'universo si squaderna. La forma universale di questo nodo credo chi vidi io, perché più di largo dicendo questo mi sento che io godo. La forma dell'amore è un nodo che tiene stretto a sé tutto ciò che si squaderna nell'universo. Sono come dei lacci che tengono il volume dell'universo stretto. È una forza che tiene in sé gli opposti, che li lega insieme. E questi opposti creano una nuova realtà, una realtà che poi si squaderna per tutto l'universo. Ecco allora che possiamo dire, arrivo a concludere, che l'opera di Dante è proprio un itinerario in nome di amore. La commedia è un viaggio sicuramente che si ispira ad altri viaggi mitici, a quello di Enea. Virgilio è la guida di Dante per un certo parte dell'opera, a quella di Ulisse. Ma Dante è diverso da Enea ed è diverso da Ulisse. Enea, per esempio, conclude il suo viaggio sicuramente arrivando nel Lazio, ma lo conclude con una guerra, non riuscendo a vedere la sua opera completa. Ma tra l'altro sapete che l'Eneide finisce con un omicidio a sangue freddo. Enea uccide l'avversario Turno, lo uccide mentre Turno lo supplica di essere risparmiato. E Virgilio finisce la sua opera con quei versi che rimangono scolpiti nella storia della nostra cultura. Illi solvuntur frigore membra, vitacque cum gemito fuggi, indignata subumbras. Le membra si sciolgono per il freddo, le membra di Turno, e la vita con un gemito fugge indignata nelle ombre. L'Eneide finisce con questa parola ombre, finisce con gli inferi. E l'Odissea come finisce? Beh, finisce anch'essa con una strage, la strage dei proci, no? Dei pretendenti di Odissi, della moglie di Penelope, che Odisseo stermina alla fine dell'Odissea. E non finisce perché abbiamo visto, come ci ha dimostrato lunedì il professor Fontolan, che in realtà poi Odisseo torna in mare, torna a compiere il viaggio. Dante invece arriva alla fine. E alla fine scriverà questi versi che concludono l'opera e concluderanno anche il mio intervento. All'anta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio il velle, siccome rota che ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Cioè l'alta fantasia, queste capacità sovrumane che Dante ha ricevuto dopo questo viaggio, non possono continuare il racconto. Ora desiderio e volere sono sulla stessa ruota, la volontà e il desiderio sono uguali, e questa ruota sta girando e sta riportando Dante sulla terra. Dopo questa esperienza d'assoluto, Dante torna a cercare ancora di rimanere con le difficoltà solite sulla via, sulla dritta via, sulla verace via, consapevole di potersi trovare ancora nella selva, ma ora con la certezza di avere una donna vestita di color di fiamma viva, che brucia d'amore per lui e che è pronta ancora una volta a salvarlo. Ecco, come dice Dante, questa è un'esperienza che il tender non la può, chi non la prova. Allora io vorrei farvi un augurio, fare un augurio a tutti noi per questo Dante di, che se non l'avete già provata, di provare presto e di sperimentare questa dolcezza di cui ci parla Dante. Nel frattempo, ecco, leggetevi la sua opera, leggetevi la sua commedia. Grazie dell'attenzione e ripasso la parola adesso alla professoressa Andriolo. Grazie al professor Ceron, sono arrivati molti complimenti per questa lezione che è stata di grande interesse da parte del pubblico numeroso che l'ha seguita. C'è una domanda da parte della professoressa Melis. Secondo lei, professore, c'è un legame oppure possiamo trovarlo noi tra questa rappresentazione di Beatrice e quella di tante divinità o donne del mondo classico?
Certamente un legame c'è, e c'è un legame nella rappresentazione di Beatrice con tante donne, soprattutto le donne di Omero, le donne nell'Eneide. Io vi ho prima parlato, no, della forza d'amore che Dante ha sentito rinascere nel suo cuore, e Dante li cita sicuramente Didone e le vestigie veteris flamme, no? Le veteris vestigia flamme del quarto canto dell'Eneide, Didone che risente tutta la potenza d'amore dopo che Enea appunto l'aveva, si era innamorata di Enea. Ma possiamo anche paragonare Beatrice, per esempio, a Nausicaa nell'Odissea, tanto vero che Dante nella Vita Nuova dice, quando trova per la seconda volta Beatrice, io non sapevo se lei era donna o umano, figlia di Dea, se era una donna o una figlia di Dea, che è pari pari quello che Odisseo dice a Nausicaa quando naufrago si trova nell'isola dei Feaci. Quindi Beatrice ha in sé tutte le caratteristiche di una divinità, di una potenza ultraterrena. Un'altra domanda ancora che è pervenuta. Secondo te, che idea ha Dante? Cosa vorrebbe Dante, da parte nostra? Come vorrebbe che noi leggessimo la sua commedia? In modo romantico e sognante oppure con impeto e vigore? Beh, Dante vorrebbe che noi leggessimo la commedia secondo il nostro spirito, cioè secondo la nostra indole. Ognuno di noi ha un modo per approcciarsi al testo letterario che deriva dalla propria sensibilità, dai propri studi, dalla propria inclinazione. Certamente Dante non vorrebbe che noi riducessimo la lettura della commedia ad un'arida elencazione di riferimenti storici, come magari gran parte della critica nel Novecento ha fatto, no? Pensiamo partendo da Sapegno, per esempio. Noi dobbiamo leggere la commedia sentendo che questi versi ci parlano e parlano ancora, non avendo paura anche di dare un'interpretazione nostra. Non è detto che bisogna sempre riferirsi a quello che il poeta voleva dire. Il poeta ha parlato nel 300, ma era consapevole che quello che lui diceva avrebbe parlato anche ad altri. E lui lo dice chiaramente, lo dice, lo troviamo per esempio in lettere che noi abbiamo di Dante, che scrive ai nobili che lo chiamano continuamente a presenziare nelle loro corti. E dice, la mia opera, io sono sicuro che rimarrà e parlerà ancora di me, parlerà di quello che io penso. Quindi bisogna che noi troviamo un modo che sia quello di impeto, che sia romantico, che più ci aggrada. E poi, se voi avete fatto esperienza di lettura della commedia, anche a distanza di anni, io invito anche chi magari ora mi sta ascoltando e magari ha sentito parlare di Dante solo quando era a scuola, di riprendere in mano la commedia. La commedia può essere letta anche a brani, non occorre iniziarla dall'inizio e finirla, e molti si saranno accorti che un conto era leggerla quando eravamo sui libri di scuola, a scuola, e un conto è leggerla adesso, e un conto è solo leggerla tra 10 o 20 anni. Insomma, la grande opera d'arte, la grande opera poetica parla sempre e continua a dire cose nuove ogni volta che la leggiamo. Grazie. Arrivano i complimenti della professoressa Bruna, che dice: la commedia va dalla schiavitù alla confusione interiore, alla libertà che comporta arrivare al bene. Che percorso difficile ed appassionante. Grazie, professor Ceron, per la sua precisa trattazione in cui trionfa l'amore. Grazie Stefania, dei complimenti, grazie mille. Il professor Paolo Fontolan lunedì sera ha aperto con successo la rassegna dantesca del nostro istituto, dedicata alla celebrazione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri. Sono stati numerosi gli attestati di stima e gli apprezzamenti, tutti meritati, pervenuti al collega che ci ha parlato di Ulisse, quindi di viaggio e di conoscenza, e dei suoi limiti, se mai ci devono essere. Temi fondamentali per gli studenti,
ma soprattutto tanto cari ai loro animi. Oggi il professor Ceron, con altrettanta passione, ci ha parlato del viaggio di Dante nella Divina Commedia, in cui amore e libertà sono al centro e in cui Beatrice è la guida del poeta verso la realizzazione di sé, realizzazione che trova compimento solo nella relazione, laddove appunto l'amore si espande e diventa felicità. E con questo abbiamo concluso, proprio nella Giornata Nazionale del Dantedì, la nostra breve rassegna dedicata al sommo poeta, rivolta in primis ai nostri ragazzi, cui vanno tutte le premure e le attenzioni che quotidianamente noi docenti, assieme ai dirigenti, cerchiamo di rivolgere nella consapevolezza che questo è per loro un tempo difficile, se non altro perché richiede loro tutte le privazioni in contrasto con l'età che stanno vivendo. Ecco, con l'esempio centenario di Dante, carissimi ragazzi, noi vogliamo rassicurarvi, promettervi che questa condizione, per voi infinitamente estesa, è temporanea e come tutte le cose passerà. Al tempo stesso abbiamo voluto farvi dono anche di altissima poesia, quella di cui le vostre anime non sono mai sazie e che è capace di farvi sognare sempre. Siate fiduciosi, attivi, coraggiosi e mai inclini alla resa. Nei momenti di sconforto pensate sempre che non siete soli e che qualcuno sta lottando per voi e con voi e che altri prima di noi ce l'hanno fatta in tempi di sventura non migliori dei nostri. La poesia di Dante si rivolge infatti ad ogni generazione di lettori. È impossibile ignorare l'eterna giovinezza della Divina Commedia e dei suoi valori. Libertà, giustizia, amore, impegno civile, responsabilità e la coerenza morale di cui ci ha parlato oggi il presidente Mattarella. Il grande poema parla costantemente a noi e del tempo che ci ha dato in sorte. E ci consente di pensare anche che il peggio sia alle spalle, che il meglio debba ancora venire per le nostre vite e per la nostra comunità nazionale, di cui Dante può ritenersi il fondatore. E noi, comunità scolastica, abbiamo l'obbligo di continuare a crederci, ad avere fiducia e ad infondere fiducia in voi ragazzi, perché siete voi il nostro futuro, i fiori più belli del nostro giardino. È l'augurio quindi che ci facciamo alla fine di questo viaggio vorticoso che abbiamo compiuto inseguendo il genio inquieto del grande Dante Alighieri, che ci ha lasciati, ma non del tutto, 700 anni fa. In conclusione, dunque, i ringraziamenti doverosi. In primis, ai due straordinari relatori, al professor Paolo Fontolan e al professor Michele Ceron, dirigente dell'ITA Trentin, che non solo hanno dimostrato preparazione e dialettica eccellenti, ma anche hanno dato disponibilità immediata ed entusiasta all'iniziativa culturale. Grazie di cuore. Poi alla DS Maria Paola De Angelis, alla vicaria della dirigente professoressa Cinzia Toninello, sempre entusiasta e disponibile, al team digitale nelle persone dei colleghi Alessandro Gelain, Luigi De Tommasi, Federico Buratto, Andrea Lo Iacono, Andrea Ecenci e Giulia Narduolo, Paolo. E Paolo Gobbato. E solo grazie a loro possiamo continuare a svolgere queste attività. Se avessimo la possibilità di fare un applauso in questo momento sarebbe molto caloroso. Un altro ringraziamento alla professoressa di arte Federica Mancuso per il disegno che ha realizzato e che resterà a ricordo di questa occasione dei 700 anni di Dante. Alla classe quinta C del liceo scientifico che dall'inizio dell'anno ogni settimana commenta le parole di Dante e poi le mette a disposizione dei social
e quindi le potete leggere. E poi un grazie particolare a tutte le classi che in questa settimana, assieme ai loro insegnanti, hanno dato il loro contributo. Potete trovare molti lavori nel box Dante D nel sito d'istituto. Grazie. Infine, il mio ringraziamento particolare a tutto il Dipartimento di Lettere del Liceo che ha sostenuto fortemente questa iniziativa. Nell'augurarvi una felice serata, ricordo anche che nel canale YouTube del Comune di Orgiano alle 21 stasera potrete seguire il Mago Dantis a cura della professoressa Valentina Casarotto e promossa dal collega Marco Ungaro. Viva Dante, viva l'Italia, il bel paese in cui si dice sì.